So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. I parcheggi di via Alessandrini e Sassuolo 2 rimarranno gratuiti fino al termine dei lavori in piazza Martiri Partigiani, previsto per i primi mesi del 2021. A stabilirlo una delibera di giunta approvata ieri, che proroga la disposizione scaduta lo scorso 31 dicembre. A breve saranno poi disponibili altri posteggi. Stiamo predisponendo un nuovo piano della sosta che andrà a ridisegnare i parcheggi cittadini a servizio del centro, ha commentato il sindaco Gianfrancesco Menani. Ma già nelle prossime settimane, quando realizzeremo la segnaletica orizzontale nel piano delle asfaltature, andremo a creare ulteriori 20-30 posti auto nelle vie del centro, in aggiunta ai 41 nuovi parcheggi realizzati nei mesi passati. Pubblicato sul sito del Comune il bando per il servizio civile nell'ufficio turistico del Comune di Sassuolo. Ce ne parla l'assessore Malagoli. Già servì, è già partito, fa parte del servizio civile universale, è rivolto prettamente ai giovani dai 18 ai 28 anni. L'iscrizione c'è un bando, si trova sul sito del Comune di Sassuolo. È una cosa estremamente, secondo me, interessante. Interessante per i ragazzi che vogliono aderire, innanzitutto perché danno un anno della loro vita a quello che è, diciamo così, il senso civico, e soprattutto dando una mano anche al proprio comune. E soprattutto perché è un'esperienza, anche perché è improntata sul turismo, turismo che ha visto in quest'anno Covid purtroppo un azzeramento completo, per cui da parte nostra approfittiamo del 2021 proprio per fare una serie di progettazioni in ambito turistico importanti, soprattutto dando ampio respiro alla programmazione 2021 e 2023. Quindi sono arrivate varie iscrizioni, siamo in circa una dozzina. È chiaro che il bando termina l'8 di febbraio, per cui c'è ancora tempo, e c'è anche un piccolo rimborso, un rimborso mensile, perché questi ragazzi nell'ordine di 440 euro mensili. Non è tanto, però secondo me, dal mio punto di vista, tra l'esperienza e quello che anche i ragazzi stessi possono dare, perché c'è uno sviluppo importante, estremamente importante del turismo, che proprio questa amministrazione vuol dare. Quindi è tutta esperienza che i ragazzi si porta a casa, ecco. Il Lions Club di Sassuolo, in collaborazione con altri Lions Club del territorio, ha organizzato un evento online riguardante il Giorno della Memoria. L'evento, sintetizzato nel titolo "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario", sarà trasmesso in diretta domenica alle 18 sulla pagina Facebook del Lions Club Sassuolo. Presenti interventi di Anna Quarzi, presidente del Lions Club Ferrara Diamanti e presidente dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, e di Marzia Luppi, direttrice della Fondazione Fossoli. Nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia, sono partiti anche quest'anno i corsi di Ennesimo Academy. Ce ne parla uno degli organizzatori di Ennesimo Film Festival, Federico Ferrari. Ripartono i corsi dell'Ennesimo Academy, il progetto di educazione all'immagine targato Ennesimo Film Festival. Quest'anno avremo 35 classi di prima, seconda e terza dei comuni di Fiorano Modenese, Maranello e Scandiano, che parteciperanno ai nostri corsi e quindi impareranno quello che sono i segreti che stanno dietro le riprese, dietro il mondo dell'immagine in movimento e appunto tante curiosità sul mondo del cinema. Avremo anche 18 corsi con il liceo
Formigini di Sassuolo, grazie a un bando che abbiamo vinto con il Ministero, il bando Il Cinema per la Scuola, e quindi tantissimi corsi, tantissimi ragazzi parteciperanno anche quest'anno ai progetti dell'Ennesimo Academy. Stiamo parlando di oltre 1000 studenti e siamo ovviamente molto molto soddisfatti. Siamo pronti per iniziare i corsi in presenza e qualora le necessità per contenere la diffusione del Covid-19 ci richiedessero di farli a distanza, siamo pronti anche per continuare con la DAD. Quindi grazie davvero ai comuni, alle amministrazioni comunali che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, e grazie anche ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, alle famiglie, agli studenti che insieme a noi ci accompagnano in questo percorso di educazione all'immagine, con la speranza di poterci ritrovare tutti insieme in primavera o in estate per le giornate conclusive con i ragazzi, speriamo al cinema o comunque all'aperto. E ora passiamo allo sport. Sassuolo femminile impegnato su due fronti. Sabato le neroverdi saranno impegnate sul campo della Roma per confermarsi in campionato dopo la vittoria per 3-0 contro l'Empoli. Dopo questo match di Serie A, le ragazze di Mister Piovani inizieranno a preparare la gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma per domenica 31 gennaio allo Stadio Ricci. Anche per questa edizione di Sassuologi TG è tutto. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento, come sempre, a domani. Buona serata!